Abbiamo iniziato per Antonella. Ciao Monica. Ciao a tutti. Sei già più o meno connessa, ma ti riaccompagno a connetterti più profondamente a Antonella. 5, 4, 3, 2. Dimmi come la vedi, se la vedi. La vedo in un giardino, lei è su un vialetto di pietra, è una giornata ventosa e lei ha una scopa di saggina in mano e vuole spazzare via le foglie. Lo fa? È un po' complicato perché essendoci il vento, insomma, l'azione risulta un po' vana. Ma lei vuole spazzarle, quindi? Ti Sì. dà l'autorizzazione? Sì, con molto entusiasmo. Vediamo subito la vibrazione di Antonella. 21 miliardi. Consapevolezza. 117%. PS. 43%. Vite precedenti. 1112. Cervello. 7,5. Entità eteriche. Aspetta, mi è una zebra. 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 Che è una zebra? Che DNA ha la zebra? Allora. Mi dice che ha attinenza con il secondo universo. A me basta questo, eh. Mi mostra un felino, tipo un gatto nero, molto bello, un gatto molto luccicante. Luccicante, cioè di che colore? È nero con il manto brillante, lucido. Ah, lucido come pantera. Sì. Tipo. Ma se non è una pantera, un gatto. Non sembra un gatto, però. Ok. Vedo dei grigi. Almeno l'aspetto è quello dei grigi, però tipo mi viene come popolazioni provenienti da Orione e da Vega. Allora, mi dice 3 DL suoi personali. Ed è vero, vedo dei disincarnati, non stabili. Io adesso suoi personali non li vedo più. Quanti? Allora, lei mi mostra che dipende dai luoghi in cui va e dipende dalla sua predisposizione. Quindi non c'è un numero fisso. Vedo che comunque, cioè non rimangono poi attaccati a lei. Lei vive l'esperienza in quel momento, in quel luogo, però poi non sono costantemente con lei. Chiamali tutti, da quando è nata oggi? Tutti
tutti quelli che hanno avuto a che fare con lei e che sono ancora qua. Io vedo anche da bambina. Al punto che lei non li teme più. Quanti sono? Mi dice che ne ha incontrati circa 80 nel corso del tempo. 80? Sono ancora qua? No. No, no. Sommandoli da quando era bambina, quelli che lei ha incontrato sono 80. Però che attualmente ancora in qualche modo ha dei contatti, possono variare dai 4 ai 6. In questo periodo attuale. Ok. Chiamiamo questi 4-6, visto che sono ancora qua e che sono ancora più o meno parzialmente collegati a lei. Parzialmente, sì. Prendi quello più collegato a lei e chiedigli o verifica attraverso cosa è collegato a lei, attraverso quale elemento. Sì, la casa del signore che lei va ad assistere. La casa del signore e del signor anziano? Sì. La casa del signore sembra... Ah già, effettivamente. Grazie Sì, la signore, casa di grazie. quell'uomo. La casa di quell'uomo. Forse più che la casa, il tramite è proprio l'uomo, questo uomo anziano. Perché in verità è un disincarnato che è collegato a quest'uomo. Però quest'uomo più di tanto non riesce a percepirlo, mentre lei sì. Tipo come fosse la moglie di quest'uomo. Comunque una donna, una figura femminile. Entità mentali. Antonella ha già fatto una sessione con me 3 anni fa, non venivano analizzate all'epoca perché non venivano viste. Vediamole oggi, finalmente. Mi fa vedere un livello 3 fantasia, si chiama. Come proprio a mettere in scena in un certo senso il cartone animato, no? Fantasia. Quindi mi fa vedere come si intrecciano alcune sue facoltà potenziali a anche, non so come dire, dei suoi desideri, ecco. Dei suoi arricchimenti, delle sue ulteriori colorazioni. Quasi come se, in verità, se lei togliesse queste colorazioni, verrebbero fuori in maniera anche più completa le sue potenzialità. Come se lei le connotasse in maniera un po' fiabesca. Questo vedo che è proprio anche frutto delle sue interferenze. E questo fa sì che lei le viva in maniera, non so come dirti, idealizzata e di fatto riesca a svilupparle di meno. Questa è la prima. Sì. Mi fa vedere un deserto, deserto proprio, deserto come se ci fosse una sorta di carenza, no? Deserto come carenza, come mancanza, come privazioni, e mi fa vedere diversi tipi di privazioni, quindi privazione affettiva. Privazione economica, come se ci fossero poche risorse in questi ambiti. Anche mi fa vedere come privazione del tempo libero, sempre sotto forma di deserto, che c'è poco. Che livello, scusami?
Io direi 5. 5. 3 era fantasia, 5 deserto. Poi? Aspetta che c'era un'altra che mi è scappata adesso. Adesso dove sta? Che era arrivata prima. Chiamala. Chiamala. Allora. Mi viene fuori un vitellino. Mi fa vedere la sua docilità, questo vitello, la sua dolcezza, anche arrendevolezza in un certo senso. Che vedo attira alcuni profittatori e circostanze anche che colgono la sua, tra virgolette, anche ingenuità. Ok, che livello? Questa è strana perché vedo che aleggia intorno alle altre come se non volesse farsi vedere e non volesse trovare una collocazione. È come se fosse la più difficile da stanare, perché è una cosa che tra l'altro le è sempre appartenuta e che lei connatura in un certo senso alla sua personalità. Quindi mi fa vedere che saltella, c'è questo vitellino che saltella. Saltella 2, 3, 4, 5. Come se dipendesse dalle circostanze, dai momenti della vita, dalle persone con cui si rapporta. Non è sempre uguale questo suo aspetto di vitellino. Mi ripeti il livello, scusami. È variabile, no? Però sì, medio. Medio, per capire se è alta, bassa, media. Io vedo che ci sono stati dei momenti della vita in cui è stato molto alto. Tipo? Da A. 8. Mazza. 8? Sì. Non ora. Ora mi dà 2, a volte 3. Diciamo da 8 a 2. Quando era 8? In quali circostanze? Vedo che si è molto prodigata per delle persone, proprio con dei servizi, mi dice servizi, questa parola, e facendolo con piacere, ma è quel piacere che comunque era anche misto a un non mi posso sottrarre, e vedo che questa cosa ha fatto molto leva su quella che è la sua buona fede, sulla sua docilità, sul suo non ribellarsi, sul suo accettare che le cose fossero così e non potevano essere diversamente. Invece non è vero, perché lei avrebbe potuto gestirle diversamente. Ed era come se fosse un crescendo, no? Dove lei non riusciva a mettere uno stop. Ed era come se sempre più circostanze, più persone chiedessero i suoi servizi. Va bene, impianti. Il primo che mi mostra sembra tipo il corno di un rinoceronte, e quello è un impianto mentale al centro della fronte. Ed è effettivamente sia superficiale, quindi vedo questa punta di corno, sia proprio come se fosse un tubo che va all'interno, proprio a creare una divisione fra l'emisfero cerebrale destro e sinistro.
come mentale questo. Solo? Con tre entità mentali, di cui una è X8, c'è solo un impianto mentale possibile, però. È un corno molto robusto. Mi fa proprio vedere quello del rinoceronte molto solido. E molto spesso invece io gli impianti mentali li vedo come dei fili elettrici, delle cose appena accennate. A volte li ho visti quasi come degli ornamenti molto delicati. Invece questa possenza sta proprio ad indicare quanto ha forza, quanto incide. Tanto è vero che è proprio collocato qua, grosso, in modo da prendere certamente il terzo occhio, certamente i due emisferi cerebrali e il corpo calloso. Quindi direi che la comunicazione tra i due emisferi, destro e sinistro, che secondo i suoi esami è difficoltosa, ha questo come causa esoterica, no? Il dottore che gliel'ha diagnosticata è a posto? No, secondo me è interferito. E perché? Lei ha diagnosticato qualcosa di vero? Il suo lavoro lo fa anche abbastanza bene, eh? Non è che insomma sia fuori strada, però è come se volesse trovare specialmente delle cause di tipo fisico e non sono esattamente delle cause fisiche. E lui potrebbe anche comprendere che poi non sono cause fisiche, ma per averla come paziente, dirle che lo sono. Va bene. Andiamo all'albero della vita. Chiama l'archetipo dell'albero della vita. Oggetto, soggetto di una visualizzazione in dormiveglia di Antonella, che vede un cilindro di luce, poi c'è un ascensore, l'albero della vita della tradizione ebraica. Nel suo specifico caso mi fa vedere come se fosse una sorta di ologramma creato, in questo caso vedo tipo dagli abitanti di Orione. Lei era già legata a questa immagine grazie al fatto che lei deve aver fatto delle letture e per lei in qualche modo l'albero della vita era collegato all'albero della Magnolia. E hanno sfruttato, diciamo così, questa immagine. Io l'ho vista come un'abduction questa, quando lei ha fatto questa esperienza di entrare all'interno del tronco di questo che è l'albero della vita. Quindi non era l'albero della vita o era l'albero della vita? Questo loro l'hanno utilizzato, cioè le hanno fatto credere che fosse l'albero della vita e hanno creato, diciamo così, questa specie di proiezione, di ologramma per lei affinché appunto lei si lasciasse andare, si lasciasse trasportare al suo interno con fiducia. Ok, quindi il vitellino che entra all'interno in modo che loro possano trarre energia. Questo simbolo della cultura ebraica. No, non è venuto fuori Moloch. Vitellino. Va bene. Questa visualizzazione l'ha indotta la PS, immagino. E certamente appunto la PS è assolutamente l'architetto di ogni cosa.
L'APS vuole far vivere a Antonella delle esperienze dove lei stessa ha l'occasione di un risveglio, di accorgersi. Però è importante che lei si renda conto di queste entità mentali, con particolare attenzione al vitello e alla fantasia, per poter ridimensionare un po' tutto quello che ha compreso. Perché è come se lei avesse anche compreso abbastanza, delle dinamiche di tipo esoterico, però è come se ci avesse ricamato, ok? Favoleggiato. In questo favoleggiamento è un po' uscita fuori strada. Ok, quindi complici le entità mentali ed eteriche l'hanno fatta un po' uscire di strada. Lei invece potrebbe ritornare nella strada giusta e comprendere davvero come stanno le cose, al Come? netto di tutta questa fantasia. Certo. Come? Isolando soprattutto, beh, individuando inizialmente le entità mentali. Sì? Mi riporta al deserto, lei vive troppo in solitudine, una solitudine che va ad alimentare queste fantasie, benché di fatto ci siano anche degli elementi di sue facoltà. Perché lei vedo che ha la capacità in qualche modo di vedere gli atomi, chiamiamole così, altri piani di energia, lei li sa contattare e vedere. Però è come se gli dovesse dare giusto tono, ok? Non si dovesse far trascinare e assorbire completamente da questi, rendendosi conto intanto che noi siamo qui in questa realtà pratica, concreta. Noi abbiamo chiesto, richiesto questa. Perché In secondo la luogo? vedo. Perché sembrava in primo luogo, in secondo luogo, in secondo luogo? In secondo luogo, la vedo come se fosse un po' sradicata. Quindi un po' sospesa, che fluttua insieme a queste foglie che abbiamo visto all'inizio. Ed ha bisogno di nuovo di trovare una specie di radicamento per rimettere in ordine questi pezzi. Ok, ci saranno sicuramente delle cause pratiche, ma esiste una causa esoterica del fatto che Antonella è caduta in questo momento, la sua connessione? A lei dispiace un po' questo. Lei è molto affezionata, alla sua fantasia. È bella, le dà anche piacere. Però è come se questa fantasia andasse a sottrarle le sue vere potenzialità. È molto complessa la cosa da spiegare. Lei le facoltà medianiche le ha, Quali? ma Dimmi, 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 dimmi. questa di vedere, per esempio, lei potrebbe vedere anche l'aura delle persone. E vedo che può vedere anche la composizione energetica degli oggetti. Ha una vista diversa. Lei può assolutamente sviluppare quel tipo di vista diversa. Ma è come se la richiesta della PS fosse di riuscire a inserire queste sue facoltà nella sua vita,
di ritrovare una socialità, di ritrovare un maggiore contatto, anche per esempio con l'abbondanza, intesa come denaro, ritrovare un contatto per esempio con un uomo, cioè lei può avere tutta la felicità, purché non la veda come un appendice da romanzo, ok? Purché non viva nella fiaba. Ah, ok. Nell'illusione, nella fantasia. Sì. Dell'entità mentale. Sì. Monica, non essere dispiaciuta, va bene. Causa esoterica di elenco D. Problemi fisici essenzialmente. Problemi al pancreas. Vedi, deputato proprio alla disintossicazione. Ed è come questo discorso qua che abbiamo fatto, che è per lei presente dalla nascita, per essere in qualche modo trasformato ed espulso, il lavoro è molto profondo. Il pancreas è proprio un organo che permette di fare questo, ok? Di trasformare, di purificare, di disintossicare. Antonella, il pezzo che hai perso lo vedrai poi nel video, non ti preoccupare. Causa esoterica del pancreas, siamo qua. Lei deve fare questo lavoro qui, di pulizia, di disintossicazione profonda rispetto a queste sue interferenze mentali. Problemi di digestione. Allora, io qua la collego all'entità mentale Vitello. Lei da un certo punto di vista è piuttosto mansueta e docile, ma si trova a dover inghiottire dei bocconi amari che non le piacciono affatto, ma che un po' per quieto vivere, un po' per accondiscendenza, butta giù. Vescica. Ma lì ho visto, però c'erano state diverse abduction e lei aveva risentito di questa cosa della vescica. Però mi dà anche alcune abitudini da correggere, pratiche. Vedo come se facesse uso di alcuni alimenti e facendo uso di quegli alimenti avrebbe bisogno di integrare maggiore acqua. Anche alcuni integratori, secondo me, che utilizza. Cambiarli o integrarli? Integrare gli integratori? No, non, in, senso. no, non integrare Sostituire. gli integratori, che se a lei assume quegli integratori deve bere molto di più. Ok, disturbi dell'attenzione. Sia legato all'impianto mentale corno che abbiamo visto, sia secondo me legato all'entità mentale fantasia. Perché è come se in un certo senso rimanesse chiusa in quel suo guscio favoloso, fiabesco, ok? E quindi va a perdere contatto con gli elementi concreti, no? L'attenzione si vanifica, si disperde. Acufeni. Io dico l'impianto mentale, che come ti dico è veramente molto invasivo. E ci sono anche delle cose che lei non ama tanto sentire. Tipo? Queste, alcune cose che abbiamo detto, tipo queste. Perché? Perché le vorrebbe portare ad un suo livello particolare. E farle scendere a questo livello potrebbe un pochettino turbarla. In che termini? Io vedo proprio come un guscio che si spezza. È come se lei è sempre stata
Con questo uovo in mano, okay? Vedo questo guscio che si spezza, e da questo guscio che si spezza poi nasce il vero fiore. Ma questo può causare un po' di dolore affinché cresca veramente questo fiore. Quale fiore? Che tipo di fiore vedi? La sua anima ancora non è sbocciata del tutto. Era molto seppellita da tutto quello che avevamo visto anche in passato, no? Quindi da molte abduction. Chiamala la sua anima. Chiediamole se c'è un compito. Che già a me la frase non è che piaccia molto. Un'anima non ha mai un compito. Un'anima è qui, fa delle esperienze, fa delle. Però si è data più o meno una linea di azione. A lei mi dice la bellezza. E quando parlava, io vedo che appunto lei tende molto a prodigarsi per le persone, vedo che c'è anche una certa sensibilità rispetto alle persone più deboli, in particolar modo verso gli anziani, cioè le scatta proprio qualcosa di protezione, di assistenza spontanea proprio, no? Eppure è come se la sua anima la volesse aprire alla bellezza. E mi fa vedere appunto questo fiore che sboccia, mi fa vedere lei che si mette questi fiori dietro alle orecchie, quasi come a voler in qualche modo andare anche a guarire questi acufeni, come se la bellezza fosse la chiave di volta per la sua guarigione. Lei può attingere alla bellezza da vari punti di vista. Vedo sia la bellezza dell'arte, forse le può piacere questo, vedere l'arte, sia sfogliarla, vedo delle riviste d'arte che sfoglia, vedo la bellezza per lei di girare in luoghi dove c'è, che irradiano bellezza, anche se in lei la vedo molto legata alla bellezza artistica. C'è qualcosa di estetico, mi dice. Potrebbe essere la bellezza dentro la casa, la bellezza su di sé. La bellezza di un partner. Sì, C'è la sarebbe un fiamma. bell'uomo. Non è fra le sue conoscenze. Però nell'esposizione dei punti tu hai detto che ha dei corteggiatori, perché? Perché è una donna che piace mediamente, piace per varie ragioni. È lei che tende molto a vivere una routine e che non la fa interfacciarsi col mondo, no? Quindi è anche per quello che poi queste conoscenze più di tanto non vanno oltre. Però io vedo più di una persona che sarebbe disposta poi a fare qualcosa di più, ma è proprio lei che lei vuole tanto, ok? Lei vuole giustamente la fiamma e tra queste effettivamente non c'è la fiamma. Queste persone che vedo che la apprezzano, a cui lei piace. Beh, l'ultimo elemento fisico, il timo, problemi alla ghiandola del timo. Ma quello è proprio, cioè lei vivendo appunto in questa fantasia è come se di fatto avesse creato una chiusura con le relazioni più importanti, anche dovuto al fatto che in passato la vedo molto sofferente nell'ambito relazionale, sia appunto per i lutti che ha avuto, ma vedo anche che è come se avesse avuto un dolore nell'ambito sentimentale, il che insomma l'ha fatta chiudere. Il timo proprio come ghiandola del cuore, io vedo essersi procurata una sorta di indisponibilità.
Va bene, fra poco, ma non adesso, chiameremo tutti i tuoi disincarnati, Antonella, di tutte le tue generazioni, e in particolar modo uno, che però io non so chi sia, perché non me l'hai indicato adesso nell'esposizione dei punti. Se me l'hai scritto o se ti sei dimenticato, me lo scrivi adesso, o nella chat, o se fai confusione prendi un foglio e lo scrivi sul foglio, me lo fai vedere sullo schermo. Ah, ok, lo sai fare, bene. Intanto analizziamo il discorso delle visioni, percezioni. Ti Collegate aggiungo solo che spesso? la fiamma c'è, però è nel Veneto. Tutto in casa. Visioni, percezioni, causa esoterica, soprattutto con di mezzo disincarnati. Allora, lei attiva questa facoltà perché le piace. E se lei, per esempio, scegliesse di non essere più turbata per turbata, non l'avrebbe più. Ma lei piace perché è come se fosse una cosa che la fa sentire speciale. È una cosa anche diversa dalla sua routine quotidiana. È un qualcosa che le fa provare delle emozioni che magari altri ambiti della sua vita non le fanno provare. È una cosa che in un certo senso è come se rappresentasse anche una specie di riscatto. Rispetto alle sofferenze che ha avuto per i suoi lutti. È un modo che lei ha anche per soffrire meno pensando ai suoi lutti, ok? Sentire i disincarnati intorno a sé, perché le sembra che non ci sia uno stacco vero quando la persona muore. E a lei Ok, piace chiami che sia così. a chi? Lei. A Antonella piace che sia così. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Antonella. La E sorella. apriamo il portale aureo, sì? La sorella? Ok, infatti la sorella è quella che chiede. La sorella la mettiamo lì con diritto, diciamo, di parola. Invece i disincarnati generici, quanti sono? 1600. Perché così tanti? Perché lei ha questa prerogativa, vedo, no? Di essere come una calamita. Quindi anche quando lei va in un luogo, mi fa vedere tipo un ospedale, metti. Forse lei prima lavorava in un ospedale o comunque con delle cliniche, cose del genere. È come se attirasse anche le persone che sono decedute lì. Mi vengono appunto di queste strutture che lei ha frequentato, e sono stati attirati dal portale aureo. Li mandiamo tutti nel portale aureo, senza troppi se, ma, bo, biba. Immediatamente. Quando sono entrati tutti, tranne la sorella, eh. La sorella no, rimane infatti. Ah, incide questa quantità di disincarnati, che però dovrebbero essere solo i parenti di Antonella, con il fatto che lei ha lavorato 35 anni in ospedale? È questo che ti dicevo. Questi 1600 non sono i suoi parenti, ma quelli appunto che lei aveva attratto, vedi, in ospedale. Tutti quelli che morivano e come attratti adesso così. Ma dei parenti quanti sono invece? Non me ne dà tanti. Allora, aspetta. 73. Vabbè, nella media, non sono Sì. pochi. Sì, tutto il resto non sono suoi parenti. Bene, microfono alla sorella. Anche la sorella è venuta proprio con un fiore aperto, con una corolla molto bella. La ringrazia sia di questo gesto che lei sta facendo, sia proprio, oh, che ho i brividi. Si vede che lei si è proprio dedicata.
Ecco, Antonella si è proprio dedicata. Mi fa vedere come una sorta di fusione fra loro due. Si vede che ci sono stati dei momenti in cui Antonella si è talmente tanto dedicata da sentirsi come una cosa sola. È un momento commovente. Antonella lo è. Sai che cosa? Che la sorella l'aveva già superato. Lei me lo sta ricordando. Mi sta ricordando che c'è stato questo. Ed è come se, è strana sta cosa, come se la sorella, non so, un po' bizzarro a dirti, avesse seguito insieme ad Antonella le tue sessioni. Collegata ad Antonella, percepiva, Sì. interessante. Ed è riuscita a fare però un lavoro, ecco, adesso è molto forte e mi sta a dire che è proprio così, è più profondo, più rapido, più evoluto rispetto ad Antonella. E quindi questo stato di fusione lei lo ricorda, ma è come se l'avesse già elaborato, superato. Come se lei, pur ancora non essendo entrata nel portale aureo perché voleva aspettare che lo facesse Antonella per lei, è già arrivata a spogliarsi del suo ruolo, di quello che c'è stato. Dovremmo aggiungere una visualizzazione a tutti i video che Antonella ha visto, perché valgono doppio. C'è anche quello della sorella. Diamola comunque una VIC alla sorella. È necessaria anche una VIS, vibrazione, informazione, sveglia? Non credo, forse. No, nel caso no, della sorella no. Allora, adesso però Ti sei commossa? aspetta. Sì, perché è come se però io fossi più connessa in questo momento alla commozione di Antonella, perché la Certo. sorella è come se, non so, vivesse in un'altra maniera questo tipo di emozione. È già un passo successivo. Questa emozione è molto umana, quella che noi proviamo in questo momento. Però per Antonella sento che è una cosa molto, molto profonda, travolgente. Allora, facciamo lasciare un messaggio alla sorella, a Antonella. Sei proprio un fiore. Blu come il tuo vestito. Ne vedo proprio che se l'accarezza tutta. Le accarezza i capelli biondi, le accarezza il viso. Dice che ha fatto un bel abbinamento, che il blu va bene, va molto bene per lei con i suoi capelli biondi. La Riesci a riporta vedere il nel passato e le fiore? fa vedere di nuovo, non so, Dimmi, 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 fai vedere di nuovo? petunia, non capisco, peonia o petunia? Petunia ha dei petali rosa, sono tanti. La Petunia. petunia è una trombetta, è come se fosse una campanella più o meno. Non si è ferrata sui fiori. Begonia, non lo so, non Begonia. capisco, non Altra so, cosa ancora. scusate. No, scusate, ti ho interrotto, stavi dicendo una cosa interessante. E mi ha riportato in un momento in cui era nel letto. Era nel letto, mi fa vedere. Io penso che sia però un letto di casa. O che comunque era vissuto come un letto di casa, nel senso come momento molto intimo. Okay? Quindi anche se non era il letto di casa, era proprio un momento di familiarità, no? In cui lei stava molto male e Antonella l'assisteva. Le peonie piacciono molto ad Antonella. Bene, messaggio finale della sorella.
Finale finale, conclusione. E come faccio a ringraziarti, a trovare le parole per ringraziarti di quello che hai fatto in vita e di quello che stai facendo adesso? Dice. La salutiamo. Descrivimi il suo passaggio nel portale aureo. Essere com'è? Qualcosa che Antonella ha visto, no? Che lei l'ha definito un po' simile a uno spermatozoo, ok? E ora io capisco lei che cosa intende dire, perché invece per come la vedo io è come se fosse una figura energetica svolazzante con il codino dove per me il codino è come se fosse tipo lo strascico di un vestito. Però mettendomi, diciamo così, nella PS di Antonella vedo che questo è lo spermatozoo a cui lei si riferisce. Quindi quelle onde di luce che lei vede, simili a Sì. degli spermatozoi, quindi un piccolo corpo con un girino, no? Con un codino, è questo. Va bene, chiudiamo il portale aureo e andiamo con Antonella finalmente, definitivamente, nel suo cluster. Dimmi se ci sono dei contratti. Di che forma, di che Mi tipo? fa vedere solo una scala a pioli di quelle che si utilizzano in casa per fare i lavori domestici, così un po' macchiata di vernice. Ma lei va pulito già abbastanza, no? Quindi mi fa vedere in verità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pioli. Questa scala e basta, una scala così. Sì. Contratti. Ok, li buttiamo via tutti in un portale definitivo, così non ne avremo più, non avremo più niente a che vedere con questi. Assistila nella creazione del suo primo ad eternum, anche questa è una cosa che non facevamo all'epoca. Siamo creatori e abbiamo iniziato a creare un piccolo sole di energia. Lei è proprio Mrs. Fantasia, perché vedendo le nostre sessioni, lei l'ha fatto in maniere molteplici tante volte. Lei è molto orgogliosa in questo momento di poterlo fare insieme a noi. L'ha già fatto. Allora facciamogliene creare molteplici. Perché limitarsi a uno solo? Ne può creare uno molto potente, ne può mettere un po' qui nel cluster. Per esempio in Veritas. Veritas Voluntas Vita. Per lei Veritas è importante, nel suo caso non nel senso di verità mista bugia, ma verità più profonda, hai capito? Autenticità. Quindi al di là di quelli che possono essere i fronzoli, gli orpelli, ok? Le fantasie in eccesso, inutili, le fantasie che la fanno essere aggancio per l'entità. Veritas in questo senso è molto importante. Vedo che lei li fa colorati, con una tonalità di rosa, bianco, rosa, giallo. Quanti ne fa? E ne mette? Lei ci tiene molto a mettere 7 perché questi contratti un po', sai, la turbano, ok? Quindi dice almeno ne metto 7. Benissimo. Avatar. Ridere perché mi fa vedere solo la testa dell'avatar in cui sopra ha come messo tipo scalpo l'agnellino. Si presenta in questa maniera qui. Via, abbiamo già imparato nel cluster come fare, lo togliamo, lo mettiamo in un portale definitivo e lei mette uno o più ad eternum qui al suo posto. È una specie di atto, come dire, sacro, no? Personale, di creazione personale totale.
È molto generosa, eh? Ne fa 16, dice. Bene, lo mettiamo qui e ce ne andiamo anche dall'avatar. Li mettiamo qui. Con queste nuove condizioni, qualunque influenza dell'albero della vita e quindi di Moloch, la zebra del secondo universo, Moloch, il felino con un bel pelo lucido e nero, i 3DL, vabbè, io i grigi non li nomino neanche perché non sono, contano nulla. Tre entità mentali, una altalenante, e in ogni caso noi consideriamo tutta la linea temporale di Antonella, in questo caso di Antonella, impianti esistono ancora? No, nulla più di tutto questo. Il progetto di Antonella si chiamava come? Esiste ancora? Due domande. Ma veniva Suda. Punto esclamativo. Suda. Perché? Sì. Sì, Cioè fatica, suda, così? Ok. sì. C'è traccia di uovo e fiore? E mi fa vedere, siccome appunto questo uovo era come la sua anima, no? Chiusa dentro l'uovo, il fiore era la sua anima, mi fa vedere come se non è più un uovo, è come se avesse preso spazio tutto dentro sé, dentro Antonella stessa. Mi fa vedere questo fiore molto più grande, non c'è più l'uovo. Questo fiore parte stesso di Antonella. Me lo fa vedere che le sue radici sono a partire, diciamo così, dalle clavicole. Vedo che mano a mano si diffondono, andando appunto anche a toccare il timo, andando a diffondersi in tutti gli organi interni. È come la sua anima che finalmente sta sbocciando, sta trovando spazio. Per potersi realizzare. Messaggio finale, appunto, della sua anima. È già da un po' che me lo dice, mi fa vedere Antonella su di un treno che deve fare dei viaggi. Le dice: fai dei piccoli viaggi, possono essere anche brevi. E ci prenderai gusto. E esci dalla tua quotidianità non solo con la fantasia, ma proprio mettendo piede fuori casa. Troverai delle occasioni che ti costeranno economicamente poco o niente e ti daranno tantissimo. Questo dice, è un invito al viaggio. Ottimo. Lei come la vede rispetto all'inizio, soprattutto? E la vedo che ha voglia di prendere in mano la sua vita, ha voglia di smettere di sudare, di faticare. Prima lei ci ha fatto un elenco di tutte le spese, di tutte le incombenze che lei si trova a dover risolvere, no? È come se si scuotesse di dosso tutte queste incombenze e vedo già che sta preparando la valigia, pronta per affrontare un'esperienza di libertà, di soddisfazione, di leggerezza. Ancora la valigia e il viaggio. Sì. Come vedi la PE? E come si chiamano la PE e la PS? La PE mi dice vigore. La PS peonia. Va bene, prima di chiudere aspettiamo l'ultima domanda di Antonella. E abbiamo finito. Intanto ricaricati, Monica. Sì, ah, quando non c'eri. Abbiamo parlato della fiamma, riassumiamo un attimo. Allora, esiste, è in Veneto.
Ma diciamo non c'è ancora una grande predisposizione da parte di Antonella, questo. Ancora no, esatto. Però esiste già, quindi in qualche modo la fiamma la creiamo noi. A volte, quando c'è una grossa intenzione, è logico che ci sia già. Quando non c'è una grossa intenzione, come in questo caso, è curioso che ci sia già, è insolito, è anche un gran vantaggio. Il fatto che ci sia già, perché non va proprio creata da zero. Altri dettagli sono assolutamente irrilevanti ed inutili, Antonella. Il colore dei capelli, quale città, non va bene. Questo uno. Sì, tranquilla, sì, va bene, hai capito. Va bene, Monica, vuoi aggiungere qualcosa? Che vedo che fanno, che possono fare dei viaggi insieme, accomunati da questa passione, scoprire dei luoghi insieme, vivere la bellezza insieme. Abbiamo finito.